Ciao ragazzi dal Salone del Camper 2019 di Parma. Oggi ho una bellissima, bellissima iniziativa dell'Agosto Vacanze da presentarvi. È il camper studiato apposta per disabili della Blu Camp. E Che si chiama allora, Skyfree. sono qui con Carlo dell'Agosto Vacanze che mi aiuterà a farvi vedere dal vivo e di presenza, anche perché mi hanno già chiesto. Ci fai vedere, Daniela, questo Skyfree, perché hanno saputo che la Blu Camp è l'unica ad avere di serie un camper completamente studiato per disabili. Allora, Carlo, io ti inquadro, tu spiega tutto quello che vuoi, poi se ho bisogno di qualche informazione in più te la chiedo io. Blue Camp Sky Free, beh, saluto tutti. Blue Camp Sky Free è il mezzo che è stato pensato per disabili. È un mezzo che presenta con un'abitabilità interna fruibile con carrozzina. Ha una pedana per poter salire sul camper con una carrozzina. Adesso vi faccio vedere come funziona, Ecco, come esattamente, dall'inizio, proprio da come sale il dall'inizio. disabile. Allora, la pedana è sottopianale sotto il camper, si estrae e mi consente di salire sul camper con una carrozzina con un peso fino a 300 Perfetto. Quindi la pedana adesso arriva fino a giù. Da questo momento la carrozzina può tranquillamente salire in Si autonomia. apre, la carrozzina sale e poi dopo viene portata su al livello del pianale del camper. È velocissima, riesce a portare su fino sopra, poter entrare direttamente in carrozzina. Ovviamente Adesso l'accesso è abbastanza largo, per entrare tranquillamente in agilità. certo, la porta è fatta apposta larga per poter consentire l'ingresso di una carrozzina. Dico già di serie anche Sì, è di questo, serie. tutto di serie, tutto quello che state vedendo adesso è di serie. Adesso Adesso facciamo salire anche Daniela. l'accompagnatore in questo caso. Ok, allora in questo momento state vedendo la pedana che si retrae e diventa La pedana diventa uno scalino normale. uno scalino Quindi in normale. questo caso li regge 60 kg secondo Sì, ne regge te? 300, ne regge 300, quindi. Quindi 65 con Eccoci. spritz. Allora, io ovviamente l'ho già visto, lo adoro, perché poi io devi sapere che sono molto sensibile a certe tematiche. Allora, facciamo vedere alcune cose che ci sono Tu all'interno. Beh, se parla e fai tu in... un giro a inquadrare tutta la parte bagno e Allora, letto. facciamo così, in base a quello che tu spieghi io inquadro. Perfetto. Vai. Allora, iniziamo con il letto. Il letto è un letto in questo caso elettrico che si apre e mi consente al disabile di poter avere un letto ad altezza carrozzina per poter entrare. Perfetto, un letto È ampio, questa è una piazza e mezza questa, una no? piazza in mezzo, 110 centimetri. Ce ne Dog sono in due legno. versioni, una più piccola da 90 centimetri per poter circolare più facilmente con una carrozzina, e quella da 110, che è una piazza e mezza, ci possono stare due persone. Su un camper ci si adatta a questa grandezza di mezzo. Poi c'è tutta Perfetto. l'area bagno. È un'area molto grande, qui si riesce a circolare con la carrozzina. Il lavandino si sposta per poterne usufruire bene. Perfetto. Altrettanto il bagno è completo di maniglioni perché il disabile possa usufruirne. C'è una separazione per la privacy per poter far sì che uno possa usufruire del bagno quando ci sono anche persone dall'altra Lo parte. faccio vedere da qua per fare vedere quanto effettivamente è ampio e l'ingresso sia assolutamente comodo e la doccia. Poi c'è questa tenda che chiude e mi consente di fare la doccia. Come vedete, il pavimento è un pavimento fatto apposta per poter raccogliere l'acqua e non bagnare tutto il camper. Assolutamente. Se avete visto, tutti i comandi sono all'altezza di carrozzina, quindi tutte le utility, il riscaldamento WebAsto, la centralina, tutti Il frigo è abbastanza i guarnimenti. Frigo maneggevole quest'anno, anche. frigo maneggevole ma anche grande. Siamo riusciti ad inserire un frigo da 140 litri. Quindi anche un bel frigo per poter
utilizzare il camper in autonomia per molto, molto tempo. Sì, vi confermo che sarà questo un metro e dieci sì, di altezza, quindi assolutamente raggiungibile, comodo, da raggiungibile. Anche il tavolo. Il tavolo si amplia per poter, io mi siedo qua, impallare la ripresa. Si apre per poter utilizzare, con la carrozzina posso venire qua a utilizzarlo. I sedili si possono girare come avete visto e possono consentire anche al disabile, nel caso sia un paraplegico, di guidare questo camper, perché il camper è dotato di un cambio automatico e può essere dotato dei comandi al volante per poter girare e vivere in autonomia. Ecco quello che ti chiedevo l'altro giorno, ovviamente è stato studiato affinché un disabile possa eventualmente anche vivere in autonomia, assolutamente. Abbiamo vari nostri affezionati clienti che lo hanno fatto e che lo stanno facendo. C'è un corridore spagnolo, Diego Balestreros, che è un campione di handbike, che ha un camper identico a questo, e gira l'Europa a fare gare di handbike, quella bicicletta a mano, del genere. Quindi mollo tutto e vado a vivere in camper? Anche in carrozzina, ottimo. Ok, allora, questo per quanto riguarda il disabile. Invece, per quanto riguarda i familiari, gli amici del disabile, quanti altri posti abbiamo? Il mezzo è omologato per 4 posti a viaggiare, quindi okay, due posti di guida, e altrettanto ha 4 posti letto, una mansarda con un matrimoniale. Abbiamo visto prima il letto per il disabile e un letto superiore a castello per un'altra persona, quindi ho 4 posti letto comodi. Perfetto, va bene Carlo, secondo me abbiamo detto tutto. Io ho cercato di dire tutto, poi se avete qualche esigenza, necessità, qualche informazione in più, scrivete a Daniela oppure scrivete a noi in Grosso Vacanze. Ecco, questa è la parte più importante. Possono scrivere alla pagina Facebook di Grosso Vacanze Camper Caravan oppure chiamare direttamente in azienda. E se non sanno proprio a chi chiamare, scrivono a me. Va bene, allora ragazzi, da Daniela e Carlo, Grosso Ciao. Vacanze, Spritz è tutto. Un saluto particolare a tutti i miei amici che ci seguono anche dalla ragazzina, da casa. Da questo momento siete in grado anche voi di mollare tutto e venire a vivere in camper con me. Un abbraccio grande grande. Ciao. Ciao.